Come procede, dottore? Come sta il nostro gioiello? È esattamente questo, signore, un vero gioiello. L'abbiamo esaminata. Le sue cellule sono potenziate da un isotopo presente nella collana. È come se la ringiovanisse. Con il giusto allenamento potrebbe diventare più forte o più veloce di qualsiasi uomo. Ma quando viene rimossa, perde le forze. È più che perfetta. Ecco la ragione per cui l'agenzia la voleva così tanto. Tombola! Lenny. Lenny è stato rapito. Cosa? Chi cazzo osa mettersi contro di me? È un fottuto scherzo! Porca troia! Chiama Jade. Digli di preparare subito il riscatto. E chiama lo sceriffo. Digli che rivoglio il mio ragazzo. Che cazzo lo pago a fare? Pervertito di merda! Signora Cooper. Ufficio dello sceriffo. No! Come posso aiutarla? È per lei. Sono scherzi, cosa? Ciao, Laila. Cosa? No! Dannazione, va bene, sto arrivando! Aggancia! Dov'è la ragazza? Papà mi ucciderà se parlo! Ti ucciderò io se non lo fai. Ti prego! Volevamo riconsegnarla subito! Volevamo solo fare un po' di soldi! Ultima volta. Dov'è Victoria? Non fermarti. Papà mi ha detto di lasciarla con Sanchez. Dimmi dove lo trovo. Alla fabbrica, appena fuori città. Chiedi a chiunque la verità. Organizza combattimenti di notte, ok? Bene, puoi smettere di scavare. Posso uscire da questa fossa ora? Inizia a camminare. Per favore, ti prego. La suora è stato un incidente, ok? Non ucciderò altre suore, lo giuro. Lasciami andare. Non sei costretto a farlo. Non piantarmi un proiettile in testa. Ti darò tutto quello che vuoi. Ciao a tutti amici e bentornati sul mio canale. Io sono Grace. Proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Hitman Absolution. E precisamente siamo all'11° episodio. Quindi, adesso abbiamo contro sia l'agenzia che contro e anche contro quel cattivone di quello lì che ha rapito la bambina. Quindi dobbiamo decidere anche se far fuori questo scagnozzo. Sapevo che non avresti avuto il fegato. Brutta che capelata, fai sempre il duro, ma la resa dei conti non. Adesso vediamo un po', giriamo un po' in giro, vediamo un po' se c'è qualcosa anche da raccattare. E poi vediamo un po'. Allora, intanto possiamo anche ammazzare i condor. Ok, questo qui ci ha detto più o meno dov'è che possiamo trovare la ragazza. Dov'è trattenuta. Vediamo un po', c'è anche altre cose da raccattare. Aspetta, le casse sono piene di dinamite. Non facevo sul serio, ok? Oddio, mi dispiace. A Cristo, cosa ti aspettavi? Ok, quindi potremmo farlo fuori facendo esplodere le casse. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro in giro. Scomparirò. Non mi rivedrai più, te lo prometto. Dai, la allora. Io non posso farci niente, tanto. Le casse, c'è quello lì. Altro da raccattare. Vediamo un po', Cambia mazza da baseball con Tomahawk. Quindi volendo potremmo farlo fuori con questo. Esatto, mi sembra che non è andata male. Lenny è morto, perfetto. Allora,
Possiamo trascinare anche il corpo. Possiamo anche lasciarlo qua in mezzo al deserto. Oppure vediamo un po', noi lo potremmo anche mettere qua vicino alle casse, giusto giusto per divertirci un po', qua direi, allontanarci. E provare a far esplodere le casse. Con questo qua. Direi che ha fatto un bel volo. Vediamo un po'. Qua vedo qualcosa qua. Ok. Allora, altro. Potremmo infliggere più danni a questo povero sventurato. Così. L'N è morto, lo so che è morto, lo so. Altre armi da poter utilizzare per divertirci. Poi abbiamo le nostre belle pistoline. Ok, vabbè, possiamo benissimo anche trascinare il corpo e metterlo nella fossa che lui stesso si è scavato. Chiave inglese, aspettiamo. Qua c'è qualcosa che lampeggia. Cambia chiave inglese con osso, va bene. E risbattiamo il suo cadavere qua nel fosso. Ok. Io direi che possiamo anche lasciarlo lì. Perfetto. Il mio lavoro qui è finito. Ok, allontaniamoci. Ah, abbiamo già finito la missione, ragazzi. Completato 8 su 10. Sarebbe mancato un bong da raccattare e un altro fucile M590, però non l'ho visto in giro.